anni in merito a personalità e personaggi che si aggiravano fuori dalla commissione bilancio e non erano autorizzate o erano autorizzate in maniera non conforme. E come lei ben si ricorda, ci siamo presi praticamente un impegno anche come ufficio di presidenza della Camera per evitare che lobbisti o persone che potessero influenzare le riformulazioni del governo stessero al di fuori della commissione bilancio durante la legge di stabilità. Lei è consapevole di questo, si ricorda, vero? Conferma tutto ciò. Perfetto, in virtù di questo allora io mi chiedo come faccia una personalità che fa parte della società Reti, che si occupa proprio di lobbying e di media, un certo Antonio Iannamorelli, essere stato presente tutta la giornata di fuori della nostra commissione. Sembrerebbe, da quello che ci risulta, invitato dal deputato Lo Sacco del Partito Democratico, nostro collega della commissione bilancio. Ma soprattutto, andando a verificare chi è questa personalità, noi possiamo renderci conto che c'è un diario in questi giorni proprio dell'attività di lobbying che lui stesso definisce sulla sua pagina irrottamatore.it essere un'attività di lobbying di frontiera, visto e considerato che è stato qua fuori fino alle 2:18 anche di ieri ad aspettare la riformulazione di alcuni emendamenti che arrivava dal governo. Ora, dato che gli emendamenti di cui stiamo parlando sono tra l'altro gli emendamenti all'articolo 35, quelli riguardanti tutta la questione dei call center che sono stati accantonati, in particolar modo ci siamo accorti mentre eravamo fuori una certa esultanza nel momento in cui è stato accantonato l'emendamento 35.050 a prima firma Miccoli. Io ora mi chiedo, dato che questa persona sulla sua pagina Twitter definisce l'attività di questa commissione bilancio una legge di bilancio strana, una sessione di bilancio mai visto prima, per le difficoltà comunque sia anche a livello di lobbying di riuscire a ottenere le riformulazioni, definisce tutti i colleghi della commissione degli onorevoli burloni, visto e considerato che lo mettono in difficoltà a portarlo avanti fino alle 2:18 per cercare di avere gli emendamenti che in caso contrario, in caso dovessero passare, creerebbero dei forti problemi ai clienti che lui rappresenta qua. Lui stesso scrive: noi da domani siamo organizzati per seguire i lavori passo passo, eventualmente anche notturno, abbiamo mandato degli appunti che ricapitolano le questioni che seguiamo, cui ieri si è aggiunta una criticità, un emendamento che certamente in buona fede crea notevoli problemi al settore dei call center. Bisognerà lavorare con i presentatori per farne capire gli impatti, per questo abbiamo preparato un position paper che abbiamo fatto girare nell'ambito di parlamentari e governo ed una strategia media proattiva. Poi naturalmente c'è tutto il resoconto di come delle domande che gli vengono effettuate dai rappresentanti del governo stesso, da alcuni parlamentari. Noi vorremmo quindi capire se questo è l'ennesimo tentativo, come abbiamo già scoperto qualche anno fa, di fare pressioni per ottenere degli emendamenti e delle riformulazioni che vadano nella direzione di alcune aziende internazionali o alcune aziende nazionali, capire questi emendamenti perché sono stati accantonati, se effettivamente c'è una riformulazione su questi emendamenti che arriva dal governo e comprendere tutta la situazione.